Allora, avevo già fatto un video di questo tipo qua, solo che non avevo messo nella simulazione l'attrito. Invece adesso a questo punto ho messo l'attrito. Il problema è che ci ho messo una vita per simularlo perché ho avuto dei problemi e così via. Adesso sembra abbastanza buono, io lo faccio andare e poi vabbè, lì cade, ok? Ok, andiamo a vederlo in sezione. Ok, andiamo a vedere qua. Andiamo a vederlo bene, in parole povere, lui va e poi cade, ok? Quando era semplicemente per far vedere come, diciamo, superato il centro di gravità, poi lui comincia a cadere, ecco. Anche se, sì, non riesco tanto a... Dovrei aumentare, eccolo qua, 7,8, ok, qua sono qui e lì comincia ad alzarsi, vediamo 7,6, vediamo se riesco, 7,2, vediamo 7,4, no, 6,4 sono qui. 7,4 sono già fuori, 7 sono qui, ok. Vorrei riuscire a fare 7,2. Ok, e qui nel momento che io teoricamente vado fuori il mio centro di gravità, lui comincia ad alzarsi qua. Vediamo se prima, anche se in realtà lui comincia. Da questa simulazione comincia già a alzarsi, perché se io vado al di là che lui, vediamo, già qui, no, qui no, però qui già comincia, che io poi l'ho messo la forza perpendicolare a questo, dunque dovrebbe, non è che l'ho messa qui la forza, ma l'ho messa qui, vabbè, comunque dai, possiamo dire che quando lui comincia, anche se un pochino prima, tende a poi scivolare verso destra. Vabbè, era semplicemente per far vedere l'animazione che è stata anche lunga, perché non è... E qui già dovrebbe... Poi cadere. È stata lunga perché con l'attrito così via ci ha messo parecchio tempo. Poi ho provato diverse volte, diverse forze e così via, e questa mi sembra quella più. Facciamo così. Che continua a ripetere. Vabbè. Vediamo. Vabbè, ci vediamo alla prossima, arrivederci. Togliamo, ah, perché devo fermare. Vabbè, ci vediamo.